E siamo nella nostra parte di benessere, parleremo di, ma non ve lo dico, no, sì, ve lo dico ovviamente, il calcio, dove si trova e qual è più disponibile per l'organismo, e prego la regia di far partire la scheda introduttiva dell'argomento. Calcio è il minerale più abbondante nel corpo umano, necessario alla formazione e al mantenimento dello scheletro. Il suo fabbisogno varia in base al sesso, all'età, a condizioni fisiologiche particolari e all'eventuale presenza di specifiche malattie. La carenza di calcio si manifesta raramente con sintomi acuti e precoci. Il deficit protratto, così come la scarsa concentrazione di vitamina D implicata nel metabolismo del minerale, possono indurre varie complicazioni osteopeniche delle ossa, come il rachitismo, l'osteomalacia e l'osteoporosi. Nella popolazione italiana l'assunzione media giornaliera corrisponde a circa 500-800 mg di calcio, ma di questa quota solo una piccola parte, pari al 20 o il 30%, viene effettivamente assorbita. A livello intestinale l'assorbimento viene favorito dalla presenza delle vitamine A, C e D e dalla presenza di grassi e sali biliari. Partendo dal presupposto che in Italia l'apporto medio di calcio risulta insufficiente, esso è fornito nella stragrande maggioranza da latte e derivati. Al secondo posto troviamo gli ortaggi, che ne apportano circa il 12%, seguono i cereali, che contribuiscono per l'8,5%, carni e pesci forniscono solo il 6,5% del totale. Esiste poi un'altra categoria di alimenti estranei alla classificazione precedente e che d'altro canto apporta buoni livelli di calcio. Si tratta dei semi oleosi, oppure della frutta secca e altri semi più piccoli. E abbiamo in collegamento con noi la dottoressa Elisabetta Stella, biologa nutrizionista. Buongiorno dottoressa Stella, benvenuta buongiorno. A Colazione Farmacia. Grazie, buongiorno. Buongiorno, dunque oggi parliamo di calcio. Come prima cosa, ovviamente, a cosa serve il calcio? Molte volte ne sentiamo dire, no, che serve soprattutto ai bambini piccoli, per lo sviluppo, ma specialmente a cosa serve per il nostro organismo, per tutti noi? Allora, innanzitutto possiamo dire che il calcio è uno dei minerali più importanti nel nostro organismo, sì. Proprio perché ha tantissimi ruoli, tantissime funzioni. Infatti, come abbiamo sentito nella scheda, va a costituire le ossa insieme al fosforo, sì. Poi è anche coinvolto nei segnali nervosi, quindi il cervello funziona grazie anche all'azione del calcio, poi è coinvolto anche in molti organismi, come per esempio in molte regolazioni legate agli ormoni, quindi in pratica va a stimolare il rilascio di ormoni. Inoltre permette la contrazione muscolare. Ha un ruolo molto anche importante per quanto riguarda l'acidità dell'organismo, nel senso che il calcio viene utilizzato come sistema tampone. Quando l'organismo si acidifica un pochino, viene usato il calcio per riportarlo a pH più neutri. Ecco, queste sono le funzioni. Ecco, nel caso in cui non assumessimo abbastanza calcio, magari attraverso l'alimentazione, cosa può accadere? Che ripercussioni possiamo avere sul nostro organismo? Ecco, diciamo che la prima cosa che si va a indebolire sono le ossa, perché sono la nostra fonte di calcio. Quindi sì. Nel momento in cui noi non assumiamo abbastanza calcio, essendo coinvolto in tutte quelle azioni di cui abbiamo parlato prima, ovviamente va ad essere preso dall'osso e quindi l'osso tende ad indebolirsi. Questa sì. È la conseguenza principale. Sì. E in questo caso, nel caso in cui non assumessimo sì. abbastanza calcio tramite l'alimentazione, è consigliabile anche l'uso di integratori di qualche tipo? Allora, guardi, secondo me un'alimentazione equilibrata, soprattutto sì. l'alimentazione legata quindi alla dieta mediterranea, che ormai insomma, è patrimonio dell'UNESCO e si sa, quindi è un'alimentazione che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, noi riusciamo tranquillamente ad assumere tutte le quantità necessarie di calcio. Però se effettivamente dall'esame del sangue dovesse risultare una carenza, sì. quindi importante, quello che si deve fare è rivolgersi ad un endocrinologo, meglio sì. un endocrinologo, un medico, che può consigliare una terapia farmacologica, quindi magari una supplementazione di vitamina D e una supplementazione di calcio, quindi sicuramente sotto comunque un controllo medico. Ecco, quindi noi possiamo accorgerci sì. della mancanza di calcio, di non avere abbastanza calcio tramite gli esami del sangue, ma ci sono, una curiosità, ci sono anche dei sintomi che magari possiamo avere per la mancanza di calcio? Non so, ci sentiamo più stanchi, più spossati? Sì,
Sicuramente, sì. Sicuramente la stanchezza, diciamo che è sintomo di una carenza in generale di minerali, sì. Quindi un po' tutti i minerali come anche il magnesio per esempio sono coinvolti, sì. in nella regolazione del sistema nervoso e anche nella regolazione degli ormoni che possono un attimino aiutarci ad essere più energici, quindi fondamentalmente sì, un sintomo potrebbe essere quello, oppure un sintomo potrebbe essere anche proprio rendersi conto però ad episodio avvenuto a questo punto di essere fragili per quanto riguarda l'osso, però in quel caso lì deve esserci proprio un episodio di rottura dell'osso, perché altri sintomi, oltre alla stanchezza, non vengono percepiti. Sì, e come funziona l'assorbimento di calcio? Viene, come dire, deve essere abbinato anche ad altri nutrienti per essere assimilato? Abbiamo visto anche nella scheda la vitamina D, quanto è importante anche la vitamina D? Allora, assolutamente, il calcio viene assorbito grazie alla vitamina D, sì. Principalmente, quindi è proprio responsabile, nel senso che prende il calcio e lo porta all'interno dell'organismo. Sì. Quindi la vitamina D è necessaria proprio all'assorbimento di calcio. La vitamina D è una vitamina che viene prodotta dal nostro organismo, in particolare attraverso l'esposizione ai raggi solari, anche ai raggi solari invernali, quindi... viene prodotta quindi a livello della pelle e perciò diciamo che con l'alimentazione un pochino di vitamina D la prendiamo solo attraverso i pesci, in particolare per esempio alici, sgombri, pesce spada, quindi sì. Pesci azzurri, sì. Ok, quindi in realtà la vitamina D è più una produzione dell'organismo che da un punto di vista alimentare, ecco, e sì. Questo è il trasportatore ufficiale del calcio all'interno del nostro organismo. Poi ci sono anche delle altre vitamine come la A, la C che aiutano un pochino e anche degli altri minerali come per esempio il magnesio. Il magnesio aiuta a portare all'interno dell'organismo il calcio. Ecco, e tra l'altro possiamo dare anche questo consiglio magari di andare a fare una passeggiata ogni tanto, se c'è il sole fuori, anche d'inverno, prendiamo la palla al balzo, nel caso in cui ci sia il sole, perché magari c'è solo nebbia, c'è il cielo coperto, in quel caso rimanete pure a casa, no, ovviamente scherziamo perché l'attività all'aria aperta fa sempre bene, ma se c'è il sole tanto meglio, perché almeno assorbiamo un po' più di vitamina D e ci può aiutare per tante piccole cose, tra cui anche... l'assorbimento del calcio e ci sono delle persone, delle categorie di persone che hanno più bisogno di calcio, io penso agli anziani e ai bambini in particolare, però c'è un commento anche sulla nostra pagina Facebook di Caterina Pepe che dice un argomento molto interessante anche per noi donne in menopausa, anche le donne in menopausa. Certo, ecco. Esatto. Ecco, esatto, allora sicuramente i bambini al primo posto, nel senso che tutti noi, diciamo che come funziona? L'osso durante il suo sviluppo, nella fase comunque dagli 0 ai 22 anni, cosa fa? In camera calcio, sì. Poi c'è invece una perdita di calcio fisiologica dai 22 anni in poi, sì. Quindi la considerazione è di andare a incamerare più calcio possibile proprio nelle fasi dello sviluppo, quindi sì. Sicuramente i bambini sono al primo posto, ma anche le donne in menopausa, diciamo sia uomini che donne devono fare attenzione anche dopo 22 anni all'alimentazione per quanto riguarda l'apporto di calcio, ma in particolare le donne in menopausa effettivamente sono soggette di più all'osteoporosi. Perché? Perché gli ormoni femminili vanno un pochino a diminuire e gli ormoni femminili hanno un'azione protettiva nei confronti dell'osso, quindi mantengono l'osso mineralizzato, sì. Quindi andando a diminuire un pochino purtroppo c'è un'esposizione alla perdita di calcio e è importante quindi avere un'alimentazione ricca di calcio in modo da andarne a prendere il meno possibile dall'osso. Ecco, e per esempio chi fa sport ha più bisogno di calcio di chi magari non pratica un'attività sportiva a livello agonistico? Allora, chi fa sport in realtà ha la stessa esigenza di calcio di chi non fa sport. Sì. Diciamo che quello che possiamo dire, anzi, chi è sportivo, normalmente diciamo che facendo movimento
va a stimolare un pochino l'osso ad assorbire il calcio. Quindi mi rifaccio un pochino al suo intervento di prima sulla camminata. Sì. Non è necessario fare uno sport chissà di quale portata, ma anche fare una camminata o semplicemente fare le scale fa sì che il nostro osso lavori andando ad assorbire un pochino di calcio. Quindi il segreto è esporre ovviamente avambraccio e viso al sole, ma anche quello di camminare per assorbire il calcio. Ecco. Quindi lo sportivo ha le stesse necessità di chi non fa sport. Ecco, allora questa domanda la devo un po' introdurre perché è un po' bizantina, sì. Perché io facendo attività sportiva anche sì. L'estate perdo parecchio sudore, quindi devo integrare un po' certo. di sali minerali e certo. utilizzo un'acqua una volta ogni tanto che è molto mm-hmm. mineralizzata, che ha molto magnesio al suo interno, potassio, calcio e quindi proprio a proposito di questo, c'è un alimento, sì. Una bevanda, l'acqua, che molte volte viene mm-hmm. forse un po' sottovalutata. Quando si va a scegliere un'acqua, si sceglie l'acqua esclusivamente per il residuo fisso a 180 gradi, sì. ma l'acqua può essere sì. un nostro alleato anche per l'apporto di calcio per il nostro organismo ogni giorno. Quanto è importante scegliere l'acqua giusta? Allora, l'acqua in realtà è l'alimento, diciamo, è la regina del rifornimento di calcio nella nostra alimentazione, nel senso che in realtà l'acqua è la fonte primaria di calcio. Purtroppo viene, come ha detto lei, un po' sottovalutata. È importante in realtà scegliere delle acque più mineralizzate, nel senso che le acque si dividono in quattro categorie, dalle minimamente mineralizzate, poi teorico minerali, le mediamente mineralizzate e poi infine ci sono quelle molto mineralizzate. Sì. Diciamo che normalmente si va nelle o povere di minerali oppure si va nelle eolico minerali. In realtà andare a scegliere un'acqua mediamente o ricca di minerali è una buona scelta, ma bisogna capire anche quali minerali. Allora, noi dobbiamo scegliere un'acqua con tanti carbonati, quindi c'è proprio la voce di carbonati che devono essere intorno a 300 mg su litro, sì. questa cifra. E inoltre ovviamente ci deve essere dentro il calcio deve essere tra i 60 e i 150 mg litro. Inoltre è importante anche, sono importanti altri due minerali, il sodio deve essere basso sì. perché il sodio ostacola l'assorbimento del calcio. Ah. Mentre il magnesio deve essere un pochino più alto, perché il magnesio invece va ad aiutare l'assorbimento di calcio. Quindi, ricapitolando, ci devono essere tanti bicarbonati, tanto sì. calcio, tanto magnesio, poco sodio. E le acque sono bicarbonatico-calciche, sono chiamate così. Quindi se si sceglie un'acqua più mineralizzata è meglio. Ecco, quindi questo è sicuramente un consiglio molto utile. Io infatti me lo sto segnando, bicarbonatiche calciche, sì. quindi queste sono le acque consigliate. E abbiamo scoperto il sodio è cattivo, perché ostacola, nel sì. caso del calcio, ostacola l'assorbimento del calcio, mentre il magnesio lo aiuta, ecco, oltre ad avere tanti... Certo, perché... Sì? Sì, perché in pratica nel trasporto sì. cosa succede? Che il trasporto del calcio è al contrario del sodio, nel senso che il trasporto avviene al contrario, uno entra e l'altro esce, mentre il magnesio e il calcio entrano tutte e due okay. nell'organismo. Ecco, molto interessante. E oltre l'acqua, quali sono gli altri alimenti che contengono più calcio e mm-hmm. cambiano anche i valori di calcio negli alimenti a seconda della cottura? Magari se si cuociono fritti hanno un valore, se si cuociono invece al vapore certo. hanno un altro valore? Sì, allora, innanzitutto andiamo a parlare magari di, come diceva la scheda introduttiva, di semi oleosi come sì. i semi di sesamo, per esempio, sono ricchi di calcio. Oppure la frutta secca, le mandorle sono quelle più ricche di calcio. Questi sono gli alimenti che vengono subito dopo all'acqua. Quindi sì. parliamo non tanto del contenuto nell'alimento, ma poi di quello che il nostro organismo riesce ad assorbire. Quindi di calcio si dice biodisponibile, cioè sì. Quel calcio che poi effettivamente noi ci portiamo all'interno dell'organismo. Quindi questi due alimenti, questi due tipi di alimenti sono molto ricchi di calcio che riusciamo ad assorbire. Poi abbiamo a pari merito, possiamo dire, la verdura e latte e derivati, ma in particolare ci sono due ostacoli in sì. entrambi gli alimenti, cioè
Nelle verdure ci sono dei composti che si chiamano ossalati e fitati che purtroppo intrappolano un pochino il calcio, ma nel momento in cui noi cuociamo, e meglio se a vapore che in acqua bollente, perché? Perché nell'acqua si perderebbe un po' di calcio, quindi poi noi ne andiamo a buttare via e non lo prendiamo. Sì. Quindi se cuciniamo, questi composti si vanno un pochino, diciamo, a distruggere, e questa azione di intrappolare il calcio viene un pochino eliminata. Ecco. E dall'altra parte invece abbiamo i latte derivati. I latte derivati sono ricchissimi di calcio, però hanno molte proteine. Sì. Anche in questo caso un pochino la lavorazione va a diminuire questo contenuto di proteine, però relativamente. Quindi diciamo che purtroppo nel caso di latte derivati queste proteine hanno un'azione un po' acidificante, e l'acidità delle proteine va a ostacolare un pochino l'assorbimento del calcio. Quindi diciamo che in ordine si va dall'acqua, che è quello che ce lo fornisce di più, sì, poi abbiamo mandorle, semi di sesamo o altri semi, frutta secca, sì, poi abbiamo il seme, la verdura e latte derivati. Ecco, quindi diciamo che se assumiamo tutto insieme riusciamo ad avere la nostra quantità di calcio. Chiaro, e quindi è consigliabile cucinare a vapore quello che si può cucinare a vapore per preservare il calcio? Assolutamente sì, assolutamente sì. La cottura a vapore e la cottura per assorbimento, sì, cioè una cottura a vapore la conosciamo, la cottura a assorbimento, che è un po' una delle nuove cotture che è stata sperimentata, è una cottura in cui viene messa una quantità di acqua all'incirca il doppio dell'alimento, del peso dell'alimento che noi vogliamo cuocere, quindi non so, il riso piuttosto che la verdura, insomma qualsiasi alimento vogliamo cuocere, si porta, sì, ad ebollizione, si spegne il gas e si va a mettere un coperchio sopra e si lascia cuocere per assorbimento, quindi l'acqua rientra dentro all'alimento. In questo modo noi non perdiamo nessun sale minerale, in questo caso il calcio, ma neanche nessuna vitamina. Quindi sì, sono due cotture diciamo che ci permettono di recuperare tutti i nutrienti, cosa che la bollitura non fa, a meno che non ci facciamo per esempio un minestrone, in quel caso noi andiamo a mangiare anche l'acqua della bollitura, di conseguenza li recuperiamo. Ecco, ma è vero che il calcio è anche un rilassante naturale? Perché ho trovato anche questa notizia, si dice che... Assolutamente sì. Può aiutare a rilassarci, insomma, il calcio. Certo, come abbiamo detto prima, diciamo che una delle funzioni del calcio è quella di andare ad aiutare, senza entrare nella parte biologica e diciamo fisiologica, anatomica, di come sono fatti i nervi, di come funziona la trasmissione nervosa, però calcio e magnesio riescono entrambe a intervenire, proprio sono delle molecole segnale nel nostro sistema nervoso, di conseguenza hanno anche questa azione di andare a regolare proprio il rilascio sia di segnali nervosi che anche degli ormoni, quindi ormoni anche del benessere, ormoni che ci portano ad essere un po' più rilassati e avere un equilibrio maggiore del nostro organismo. Ecco, quindi sicuramente un alleato del nostro benessere da tanti punti di vista e anche da questo, sì, quindi un rilassante certo, naturale il calcio. E dunque, ci sono dei consigli per da dare ai nostri ascoltatori, magari anche a chi è in menopausa e ci sta ascoltando, oppure a chi ha un bambino piccolo e si chiede ma assumerà, sì, abbastanza calcio, ma in generale anche a tutti noi, per magari qualche consiglio, sì, per accorgerci, come accorgerci se assumiamo abbastanza calcio durante le giornate, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Ma allora, sicuramente quello che accorgersi di quanto calcio comunque assumiamo è diciamo piuttosto complicato, anche infatti, con gli esami del sangue, sì, però ci vuole la richiesta del medico, nel senso, per andare a vedere effettivamente questi livelli. Diciamo che nelle nostre zone è consigliato fare comunque una ricerca sia del calcio che della vitamina D, perché sono zone con poca esposizione al sole e abbiamo visto prima che la vitamina D è responsabile dell'assorbimento di calcio, ok? Sì. Quindi ok, gli esami del sangue sicuramente sono un consiglio per capire un po' come stiamo in generale. Poi per quanto riguarda l'alimentazione, io consiglio che un'alimentazione equilibrata, varia, che quindi include tutti gli alimenti, che si rifà alla dieta mediterranea, è un'alimentazione che sicuramente
consente di pensare di assumere comunque la quantità giusta di calcio. Quindi soprattutto variare molto e utilizzare tutti gli alimenti che comprendono gli alimenti della dieta mediterranea. Poi ovviamente sì. Scegliere prima di tutto un'acqua ricca di bicarbonati e di calcio, sì. Quindi questo è una scelta che io consiglio di fare, sì. Che io faccio, perché quello che consiglio lo faccio anch'io. E poi possiamo dire anche di non mangiare la frutta secca solo a Natale, in ecco. Senso, abituiamoci a usare la frutta secca come spuntino e magari do un'idea, non lo so perché gli italiani fanno un po' fatica, invece di grattugiare il parmigiano mettiamo i semi di sesamo, per esempio, sulla pasta. Beh, può essere un consiglio questo, sì. Un consiglio. Ecco. E quindi non mangiamo la frutta secca solo a Natale o solo giocando a tombola, quindi se dobbiamo fare esatto. Uno spuntino è anche abbastanza comodo, bisogna dire la verità, si prende un po' di frutta secca, si mette dentro un barattolino e si porta in ufficio, ovviamente non bisogna portarsene una quantità esagerata perché poi mi corregga esatto. Se sbaglio, la frutta secca poi è anche molto calorica diciamo che la quantità sono all'incirca, diciamo 15-20 mandorle potrebbe essere una quantità, se uno non vuole stare a contarle un pugnetto di mandorle potrebbe essere la quantità giusta da assumere nella giornata. Ecco, quindi fortunatamente nell'ultimo periodo c'è stata anche una certa riscoperta della frutta secca perché è un alimento molto importante. E l'ultimissima cosa, sull'acqua, no? Sì. Possiamo consigliare di leggere l'etichetta, sull'etichetta si riescono a vedere tutti i valori dei minerali contenuti nell'acqua, giusto? Assolutamente sì, se vuole ripeto un pochino le quantità, sì, allora sì, sì. I bicarbonati devono essere circa sui 300, ma anche se sono 270 va bene, milligrammi litro, sì. Il calcio tra i 60 e i 150 milligrammi litro, il sodio il più basso possibile e poi il magnesio comunque deve essere una quantità abbastanza, insomma 25-30 milligrammi litro va bene. Ecco, quindi l'acqua è importantissima ovviamente per la nostra salute ed è molto importante, abbiamo scoperto, anche per l'assunzione di calcio. E, sì. Dottoressa, inoltre l'acqua sì? bicarbonatica e calcica, aggiungo una cosa, sì? Aiuta molto la digestione. Ah, ecco. Quindi, insomma, è un toccasana per la nostra salute. Esatto. E molte volte... Esatto, sono proprio... Gli ultimi studi scientifici che sono stati fatti riguardo le acque bicarbonatico-calciche sono state scoperte da poco. Ecco, l'acqua molte volte è l'ultima ruota del carro, no? Magari una persona mangia bene esatto. La giusta quantità di verdure, carne, una volta a settimana, pesce, eccetera, però poi cade proprio sull'acqua. E invece l'acqua è molto importante. Scegliete l'acqua giusta per la vostra alimentazione. Esatto, non dimentichiamoci che siamo fatti per il 70% da acqua, quindi l'acqua in realtà è il nostro alimento principale. Ecco, dottoressa Stella, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi a Colazione in Farmacia, le auguro una buona giornata e a Grazie risentirci a voi. Presto. Grazie, arrivederci.